Buonasera, ben trovati all'appuntamento del martedì dalle 19.30 alle 20.25 con, vedete alle mie spalle, la grafica. Il sindaco risponde, il sindaco di Padova, Sergio Giordani, viene nei nostri studi, risponde ovviamente a tutte le vostre domande, le email che avete mandato durante la settimana. Vi ricordo i numeri per interagire con noi: 049 80 777 53 per le telefonate, 345 334 1171 per i messaggi. Il sindaco risponde chiocciola gruppo tv7 chiocciolagruppotv7.com per le email durante la settimana, e siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, nella piattaforma, sulla pagina dei report, e potete mandare i messaggi anche da quella parte lì, insomma, da quella non mi veniva la parola, piattaforma, ecco, da quella piattaforma lì. Buonasera sindaco Sergio Giordani, grazie di essere con noi. Buonasera, grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, tutto bene? Direi sì, c'è il sole, fa un po' Un fresco, po' freschetto, però fa un però po' c'è il freschetto. sole, già Vabbè. aiuta molto. Ricordo sempre ai nostri telespettatori che in tutti i nostri organi di informazione, nei telegiornali, dedichiamo all'inizio una sintesi filmata di quello che sta succedendo in Ucraina, di questa brutta cosa che sta accadendo, questa guerra che speriamo termini al più presto, e ovviamente vi facciamo vedere le immagini proprio in modo tale di toccare la sensibilità delle persone, ma tanto quelle nostre sono già state toccate, bisognerà che tocchi la sensibilità di qualcun altro per far smettere questa maledetta guerra. Come tutte le settimane, sindaco, noi siamo andati in una zona di Padova, allora andiamo a vedere le interviste fra la gente e sentiamo cosa dicono di lei. Secondo lei il sindaco e la giunta hanno lavorato bene? Ma su certe cose ha lavorato bene, però mi ha deluso un Su cos'è che l'ha delusa? È stato più verso certe cose che adesso mi sfugge, insomma. Lei lo rivoterebbe? Secondo lei è il caso di cambiare? Ma vorrei cambiare, mi dispiace perché lo credevo più, invece dopo, mano a mano, si è dato che lui è proprio politico proprio. No, a me è andata bene, cioè nel senso che ha fatto quello che aveva chiesto, sta cercando di andare avanti, e quindi bene così, almeno per il momento. Non ho niente da, come dire, recriminare, neanche Secondo lei è la figura giusta per la città di Padova, Giordani? Lo conosco poco, per cui non posso esprimere un giudizio sulla persona. Mi pare che sia una persona posata, per cui no, non saprei dir di più, però. Secondo lei la giunta e il sindaco hanno lavorato bene? Cos'è che non la convince? No, non mi pronuncio, maledico ni. Ma, insomma. Cos'è che non le è piaciuto? No, non è niente di particolare, però mi pare che si è sentito poco, si è visto poco, poteva essere un po' qualcosa di più visibile. Ecco, magari delle volte uno fa senza farsi vedere, bene, però sarebbe anche bene far sapere che cosa fa. Ecco. Secondo lei è il caso, insomma, di continuare per un secondo mandato o sarebbe il caso di cambiare? Io cambierei, ecco. Bene. Secondo lei deve essere riconfermato? Per me sì. Cos'è che le è piaciuto soprattutto? Ah, è che è un padovano e fa il bene per Padova. Io sono qua, però Ponte di Benta è un po' trascurato. Cos'è che secondo lei che dovrebbe essere valorizzato di più? Ma qua, a Ponte di Brenta. Qua a Ponte di Brenta, sì. Un po' di panciapiedi sulle padovanelle, poi un po' di sorveglianza di più. Però comunque continuerebbe col sindaco Giordani o cambierebbe? Sì, a me va bene. Tanto non è che mi interesso proprio tanto. Vedo che i parchi, che io li frequento abbastanza, sono tenuti bene. Diciamo, la pulizia in generale delle strade la trovo corretta e quindi sì, sono contenta io di Giordani, tutto sommato. Secondo lei bisogna proseguire con Giordani o cambierebbe? A me piace cambiare, anche perché c'è sempre un'alternativa migliore. Abbastanza bene, penso che lo rivoterò. In generale, secondo lei si poteva cambiare Magari qualcosa, lo far meglio? voterò lui personalmente, voterò magari qualche lista che lo appoggia. Ma secondo lei si poteva fare qualcosa Beh, meglio? sempre si può fare qualcosa di Una meglio. richiesta al sindaco se dovesse venire rieletto. Che faccia presto a far passare il tram anche a Ponte di Brenta.
sì, io ho votato per, non per lui particolarmente, ma per caso. Ma no, beh, io sono contenta. Ci sono alcune cose che magari non vanno adesso, non mi vengono in mente, però in definitiva sono contenta. Lei lo rivoterebbe? Sì. Ma lei lo rivoterebbe il sindaco? Ma mi sta facendo una domanda che proprio al momento non saprei. Come gli altri, forse un po' più degli altri. Ecco, grazie. Ma non so, non sono molto attenta alle vicende, diciamo, amministrative della città, quindi la mia opinione vale il tempo che trova. Ecco, sindaco, abbiamo sentito Ponte di Brenta, un po' così, qualcuno le dice, insomma, non, però non sa il motivo per cui non dà una spiegazione chiara, ovviamente, per quale motivo, però abbiamo messo per tutte sì, no, sì, ni, un po' metà e metà. Vuol dire qualcosa in merito? Oh, che, come dico sempre, anche uno degli intervistati si può fare meglio, sicuramente. Ponte di Brenta ha un problema, l'ex Padovanelle, che sta cercando ragione di andare a buon fine, nel senso va all'asta di tutto, è un complesso molto importante, se non sbaglio è stato definito quanto riguarda l'albergo, stanno mettendo all'asta la regione l'ippodromo, sono tante parti delicate di Ponte di Brenta. Una cosa sono abbastanza tranquillo e sicuro, che Villa Breda deve restare pubblica, deve restare comunale. Stiamo adoperando in questo, abbiamo fatto con molta difficoltà un contratto di locazione, assumendoci delle responsabilità. Dottoressa Fiorita, assessore Colasio, stanno lavorando in questo senso. È un patrimonio che Breda ha lasciato a Padova e va conservato assolutamente. Per quanto riguarda il rimanente, noi collaboreremo con chi sistemerà le cose. Ovviamente in termini proprio costruttivi, perché è un'area molto importante per il Ponte di Brenta e va valorizzata assolutamente. Ecco, volevo dire, nell'intervista mi ha lasciato perplesso i cittadini di Ponte di Brenta, perché ha precisa domanda, come ha fatto il sindaco Giordani? Il sindaco Giordani ha fatto bene, qualcuno ha detto insomma così, però il nostro giornalista Denis ha chiesto ma cos'è che non è soddisfatto, e nessuno dava una risposta. La domanda è, magari ci sono delle parti politiche che la vedono in maniera diversa, perché se uno dice, faccio un esempio, sindaco, e glielo chiedo a lei, non voto Giordani perché non ha fatto questo, 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 però nessuno ha detto che lei non ha fatto, le dicono ma no, perché boh, cioè non danno una spiegazione logica, e quindi lì molto probabilmente c'è ancora da andare tra i cittadini, da parlarci, da verificare un po' la situazione. Io continuo ad andare a girare i mercati, di parlare con la gente, tra l'altro non è un sacrificio, a me piace piuttosto che stare in ufficio, per questo anche oggi sono andato alla cella al mercato, a me piace, devo dire che però non faccio solo campagna elettorale, lo fa anche il sindaco, no, che posso dire, faccio campagna elettorale, trascuro tutto il resto, c'ho la giunta, c'ho il consiglio, per cui ovviamente il mio dovere sono... Non vorrei esagerare, sono molto impegnato, di conseguenza devo fare due cose importanti, che uno fare il sindaco come responsabilità verso i cittadini, e dopo devo cercare di fare anche campagna elettorale, io lo sto facendo con tranquillità, con serenità, non voglio pasticci, non mi piacciono le liti, non sono capace di litigare, per cui io cerco di fare il massimo quello che sono capace, con il mio staff, con i miei assessori, stanno lavorando bene, per cui sono abbastanza soddisfatto e tranquillo. No, certo, ma nei sondaggi sicuramente che noi abbiamo fatto, abbiamo un numero significativo, sono tutti ovviamente contenti dell'operato del sindaco. Poi, sai, la settimana scorsa abbiamo parlato della movida di questi ragazzi giovani, lei diceva che Padova ha più di 60.000 ragazzi universitari e ovviamente questi ragazzi festeggiano, bevono un bicchiere di più, ora noi siamo andati proprio tra di loro e siamo andati a chiedergli praticamente se si sentono responsabili del chiasso che fanno. Senta cosa rispondono. Effettivamente dopo il mercoledì universitario il Portello è abbastanza un disastro, però è un peccato, comunque si sa che il Portello è una zona universitaria, quindi è anche giusto che ci sia questa movida, cioè è proprio un quartiere quasi riservato solo ai giovani, capisco che per i residenti è un disagio. Più che altro dipende molto dai giovani, nel senso che ci sono molti giovani che non dico maleducati, ma magari non ci pensano, non gli capita di pensarci,
Invece magari ci sono altri che dicono si è fatta una certa, sono le due, sono le tre, meglio fare piano oppure andare in altre case. Poi diciamo che c'è anche il problema del condomino, perché ci sono magari ragazzi che hanno delle case dentro dei condomini e dopo il problema rimane comunque con i condomini. Quindi non saprei se, cioè dipende molto dal tipo di educazione o comunque dal tipo di propensione che una persona ha nel pensare al prossimo e a quiete pubblica, insomma. Non lo so, siamo sempre noi che facciamo casino e forse dovrebbero guardare anche un po' loro stessi. Quindi non vi sentite colpevoli? Sì, ma magari non siamo gli unici, quindi non dare sempre la colpa sempre a noi e magari guardare anche un po' se stessi. Diciamo che il mercoledì, quando escono gli studenti, però posso capire che siccome non è il weekend, la gente poi il giorno dopo lavora e potrebbe dare fastidio. Vabbè, si sa che è la zona universitaria, si gira spesso qua, non prendevi casa in Portello. Scusa, ho detto molto schietto. L'altro ho visto sempre un giusto comportamento qua a Padova, quindi per me sono un po' estremi. Sinceramente io non sono uno che va tanto in giro. So che a volte forse effettivamente nei posti dove ci sono tante persone ci potrebbe essere un po' di casino. E, eccessiva non lo so, cioè non ho visto effettivamente cosa succede. Quindi... Cioè è giusto che comunque siamo tanti studenti, è giusto che facciamo... festa che ci divertiamo. Se dopo una certa ora è un po' eccessivo, però è una città universitaria, è zona universitaria, quindi è giusto che ci sia un po' di movimento, ecco. Diciamo che il Portello è sempre stato conosciuto come una zona universitaria, quindi anche penso i residenti che ci vivono sono per la maggior parte studenti che sicuramente, appunto, dati gli eventi, ci sono delle ripercussioni sia dal punto di vista ambientale sia comunque nella serata stessa di chiasso, schiamazzi, queste cose qui. E quindi sì, forse è necessario dettare qualche misura, però non troppo restrittiva, in modo che comunque si preservi anche gli eventi culturali dei giovani o comunque luoghi di aggregazione e di ritrovo. Hanno ammesso le loro colpe, sì, con qualcuno in maniera simpatica, però ho detto siamo giovani, ci piace fare chiasso, no. Però quasi tutti hanno riconosciuto che un po' di casino lo fanno, insomma. Al mercoledì. Io ripeto un'altra volta le stesse cose, ho detto un'altra, tempo fa. Siamo una città universitaria con 61.000 studenti, quest'anno abbiamo 24.000 matricole, di cui 4.000 sono stranieri. Ed è un orgoglio, devo dire, avere tutte queste matricole, perché vuol dire che l'università è un'università importante. Noi stiamo impegnando moltissimo per rispetto dei cittadini. Nel contempo bisogna considerare che abbiamo tantissimi ragazzi. Abbiamo messo istituto, abbiamo fatto sì che dopo mezzanotte, ma questo da tempo, non ci sia più musica, anche all'esterno. C'è la polizia locale, c'è la polizia di Stato. Stiamo controllando tutto, i navigli sono aperti, quindi c'è un deflusso delle persone che saranno là. E io capisco perfettamente che se uno deve riposare, deve riposare. Però siamo una città universitaria. Il problema è anche il brusio che fanno, non so, 2-3 mila persone che parlano. E come possiamo fare? Come possiamo fare impedire che la gente parli? C'è il brusio, c'è. Per quanto riguarda musica elettronica, bonghi, queste cose qua li impediamo al massimo, stiamo molto attenti. Io capisco anche chi che non, magari deve riposare, però siamo sempre il massimo di quello che si può fare. Come ha fatto tutta l'amministrazione, penso, anche noi stiamo facendo il massimo, però gli studenti stanno aumentando sempre di più. Di conseguenza noi cerchiamo anche, abbiamo aperto i parchi, stiamo cercando di fare sì che il centro sia meno confusione possibile. Non è facile, però ci stiamo impegnando, l'assessore Bonavia, tutti quanti. Sì, no, sta di fatto che loro ne sono anche un buon numero che abbiamo, Elisabetta, intervistato, hanno detto sì, insomma, lo facciamo, insomma, però quando capiteci due, perché siamo studenti. Quando 2-3 mila persone sono in un luogo, è chiaro che basta che parlino, che è un problema. Adesso abbiamo iniziato a fare pulizia a 4 della mattina. In modo tale che uno quando si alza è già abbastanza pulito, tutto pulito. Abbiamo messo contenitori per bottiglie, per tutti i rifiuti. Stiamo facendo veramente il massimo.
si può fare più, sempre si può fare più, ma come però possiamo impedire che sia... È difficile, certo. Io mi ricordo in maniera paurosa il lockdown, ero solo io che giravo per le piazze, non c'era nessuno. Io non voglio ritornare a una cosa del genere. È una città universitaria questa, una città viva, frizzante, piacevole, cerchiamo rispetto. Dopo va molto sull'educazione dei ragazzi. Io spero che anche l'istituto non è che sia vigilante, sono persone che addestrate, formate per far sì che rispettare le regole, solo questo. No, certo, no, noi ci ritorneremo in mezzo ai ragazzi e così sentiremo ovviamente cosa ci dicono in merito appunto alla movida e a quello che fanno. Qualcuno ha anche detto all'interno c'è sempre qualcuno che non rispetta le regole, però fa parte del gioco della vita anche purtroppo. Questo qui. Andiamo con i messaggi, Dennis, iniziamo col primo. Che dice il sindaco dello stato pietoso delle strade cittadine? Sembra di essere in mezzo ai campi. Io alzo le mani, non so dove ha visto queste cose, francamente. Non voglio fare polemiche. Sì, mi sembra che a me sono in mezzo ai campi. Ah, francamente, forse non ha mai tappato. Lo so, non ho visto. No, non lo so. Francamente, senza pronunciare polemica, non so dove abita questa. No, se magari il telespettatore che va a No, non voglio fare polemica, non voglio rispondere, nel senso non voglio ci dice dove abita, ce lo scrive con messaggio, così riusciamo a capire, ce lo scrive con messaggio. Andiamo nel secondo messaggio, Dennis. C'è un gioiellino a pochi passi, sito UNESCO, che se ne parla poco, ex PP1 area degradata, discarica a cielo aperto lungo staccionata verso piazzetta Salvemini. Facciamo un parco, Paola. Allora, questa è un'area privata, PP1 via Trieste, un'area privata molto grande che purtroppo nel tempo, parecchi anni fa, circa 5-6 anni, 7 anni fa, purtroppo col nato in tilt sotto l'aspetto economico, moltissime aziende. È stata rilevata in parte da imprenditori privati, messo in bonus l'azienda, una parte adesso è stata acquisita perché c'è una parte era della provincia, l'ha messa all'asta, ha vinto la gara un'azienda inglese, Stonehill, di conseguenza mi auguro e spero che a breve comincino i lavori, devono trovare gli accordi tra loro. È chiaro che è un'area molto importante, siamo proprio vicini al Cappello di Scovegni, cioè è un'area importantissima in centro città. È dei privati, per cui chiaramente se volessero oggi potrebbero già iniziare a fare i lavori, perché sono stati già autorizzati e concessionati anni fa. Noi stiamo cercando di trovare un accordo con loro, far sì che rispettino il master plan dell'architetto Stefano Boeri, cercando di preservare il più possibile il verde, ma lasciando i metri cubi autorizzati, non possiamo fare altro. Per cui mi auguro e spero che facciano presto a trovare gli accordi, più presto possibile. Noi come amministrazione siamo disponibili a collaborare, chiaramente nel rispetto dei privati. Parco pubblico non è fattibile, nel senso non è terreno nostro, è privato, ma merita tutto il rispetto ovviamente. Terzo messaggio. Salve sindaco, anche io risiedo a Ponte di Brenta, il problema è che non ci sono parcheggi per chi entra nei negozi. Sì, ce ne sono pochi, è vero. Se ha qualche suggerimento, ben volentieri posso pensarci. È vero, ce ne sono pochi lungo la strada, anche se è stata una pista ciclabile che ha tolto un po' di parcheggi, però la soluzione, spero, mi auguro, sarà il tram, come tutti immagino, mi auguro, spero, anche a breve, francamente. Cioè, come l'aveva chiesto prima il cittadino di Ponte di Brenta, che ovviamente non vedo l'ora che il tram passi per... Ma passa in mezzo a quella strada lì il tram? Sì. Ah, passa, quindi la macchina diventa un problema poi... oppure si farà qualche altra bretella? No, sarà la Codisano, c'è una viabilità importante da fare in accordo con la zona, che riguarda l'ospedale ovviamente, per cui verrà rifatto tutta la viabilità. Di potermente. Andiamo all'ultimo dei quattro messaggi, Dennis. Avete già cominciato a tagliare l'erba? Perché quella lungo la tangenziale non la tagliate mai? Dipende qual è la tangenziale e se è nostra, se non è nostra, se la competenza non si può tagliare
fare manutenzione se l'area non è nostra. Poi non so se sia l'area nostra, se, perché c'è sovrapposizione spesso e volentieri, una parte nostra, una parte di Veneto Strade. Anche perché la tangenziale ha molte proprietà, giusto sindaco? E sì. Quindi per esempio nelle entrate e nelle uscite, le faccio un esempio di Chiesa Nuova oppure di, della zona dei Colli, e quella parte lì che guarda la tangenziale è di competenza del comune oppure della, di Veneto Strade? Veneto Strade. Ma, ah, ma sono i pezzi nostri, c'è un po' di... C'è un po' un po'. Un po' un po', è un facile, po un po'. Però do un'occhiata perché penso che sia anche colpa nostra, per carità. Certo. Adesso fa fresco, piove, un po' d'acqua, non tanta, caldo, per cui l'erba cresce. Vabbè, sì, anche perché verso primavera succede questo. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi, vi ricordo i numeri per interagire con il sindaco Risponde, l'appuntamento del martedì sera 19.30 20.25 049 80 777 53 per le telefonate, 345 33 411 71 per i messaggi, il sindaco Risponde @gruppotv7.com per mandargli mail durante la settimana. Oltre a questo siamo sulla piattaforma di Facebook, nella pagina di Aeroporto, e potete mandare messaggi anche lì. Rimanete con noi a tra pochissimo.